e andremo a fare. Sul serio, ma nessuno fa la guardia a sto cazzo di posto di merda. Nessuno fa la guardia a sto cazzo di posto di merda. Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip, ben ritrovati su State of Decay. Abbiamo la nostra pelle chiappe e dobbiamo andare a fare questa missione qua. Attività dell'esercito che ora andremo immediatamente a fare, vediamo come siamo messi. Abbiamo ancora questa specializzazione, non mi interessa. Che tra l'altro ho capito che in pratica queste noi ce le abbiamo già tutte e da quello che ho capito, per esempio se io scelgo fucili. Queste due ce le abbiamo già, vedete, ce le abbiamo già, le abbiamo già prese. E per esempio, se noi scegliamo tipo macete, vedete, attacco speciale, non ce l'ho. Quindi dobbiamo allenarci col macete per sbloccare attacchi speciali. Allora, intanto che io quest'auto qua la lascerei qua a riparare, che dovrebbe segnarmi nella cartina della casa che qui c'è un'auto, giusto? Sì. Esatto, c'è il SUV. C'è il nostro SUV. Dicevo, un macchinario. Il riparto di componenti richiede un esperto di attrezzi. Potete esplorare il veicolo. Imparare a caratteri del veicolo. Serve un laboratorio. Ti serve un negozio di macchinari. Ripara motore. Oh la Madonna. Sul serio? Vabbè. Beh, scusami, ma un negozio di macchinari noi non possiamo farlo, tipo. Allora, ripara tutto. Porca puttana. Esperto di attrezzi. Un esperto di attrezzi. Noi non abbiamo un esperto di attrezzi. My Torrens, atteggiamento, sguardo acuto, poliziotto, ma viaggiare. Quel prete. No, letteratura, predicatore, vabbè. Non so dove. Cavolo. Comunque non abbiamo un esperto di attrezzi, ragazzi, quindi io direi in casa di fare. Visto che tanto credo che è anche inutile fare. Com'è? Cos'è che serviva? Scusate. Serviva un laboratorio. Ecco, il laboratorio come ce lo farei? Il laboratorio lo farei. Scusate. Proviamo a produrre qua, tipo, This is Judge Lawton. un Earlier today, our laboratorio. scouts informed me that they have identified multiple Tricia medica, infestations in the downtown Marshall no, non area. si può fare. Orto. Based on this information and for your own safety, I'm declaring a lockdown, effective Ah, l'edificio immediately and laboratorio di until base, sì. further Vai. notice. This is a matter for the police, and they will deal with it. Prego, prego. I'm headed out. Roger that. Andiamo a vedere questi militari che cacchio vogliono. Se hanno dei militari, là abbiamo visto il segnale dove c'erano dei militari. Oppela, c'è un'auto lì. Siamo qua? Andiamo? Maya Torres, io. This is bullshit. We're just trying to survive out here. You can't kill us for that. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. You resisted, so just let us go. I got kids, man. And yet you're out here, violating quarantine, unlawfully Quarantena. occupying people's homes. È pieno giorno. Great parenting. Vabbè. Look, we're sorry, right? We're just trying to get by, same as everybody. You got 30 seconds to get out of my sight. 30, 29, 28, 27, 26. Jesus. This is about the biggest crock of horse shit ever. We're done here, Sergeant. Tell your men to prep for evac Abbiamo and finito, RTV. sergente. Dietro ai tuoi uomini per passare l'evacuazione Yes, dietro la base.
Why don't you make yourself useful and go babysit those two? Trova i superstiti. Signorina, eh? Ah, non è rimasto nulla, eh. Immaginavo. Ma che... Prendi lo zaino, che zaino? I'll run this home. We'll see you soon. Per stabilire un avamposto, ci sta un avamposto qua? In realtà sì, ci sta un avamposto, quindi... Prima per stabilire un avamposto... 50. Vabbè, mi sono un posto. Hold this place. Sì. Should I tell everyone to pack up? Yeah, I'm pulling the trigger on this outpost. Questa è la mia auto? Sì, è distrutta. Non l'avevo parcheggiata qui, ma va bene. Allora, dice che i superstiti li dovrei trovare circa qua. I got nothing left. Che miseria, sbaglio sempre il cazzo di tasto. Ok. No, ma scusate, che cazzo sto facendo? Metti giù sta roba. Che mi sta appesantendo e basta. Ok. Hello? Hello? Qui non c'è un tubo. Cerchiamoli. Qui no. Il ripostiglio qua no. Del cesso no. Qua no. Qua no. Mondo cazzo stanno, scusate. Qua non ci sono. E qua neanche. Time to move on. Proseguiamo. Prossima destinazione. Ah, ok. Facciamo l'auto qui nel parcheggio. No, mi freghi. E... Hello? Hello? Lei, questa è casa sua, ma lei entra nelle case della gente così, ma scusi, ma che cavolo, non si entra nella casa della gente in questo modo, l'hai capita? Allora, cerchetemi premuto, vediamo un po' cosa troviamo nel frigorifero, cosa potremmo mai trovare nel frigorifero, ovviamente voi penserete, attenzione, perché noi troveremo vuoto, cosa credete di trovare nel frigorifero, vuoto, no? Ok. Qua invece c'è del cibo. Loaded up. See you back at base. Molto bene. We'll see you soon. No, veramente no. Vorrei vedere, vorrei finire di vedere se qua c'è del sono dei superstiti. Perché li sto cercando e non so dove cazzo siano andati a finire quei due là che sono scappati. Porca c'era miseria. Che cazzo se la fa. Oh cazzo. Wow. Momento. Pistolaccia. Nice. Una padella. Bella bambolina. Ibuprofene. Codeina. Vabbè. Dove
parcheggiato, noi dovremmo aver parcheggiato qua, esattamente. A padellate li prendo. Mamma mia, la padella, ragazzi, fa un panico. Allora, mettiamo giù la pistolazza, la bamboletta, no, direi che questo me lo prendo, questo lo metto giù. Va. Hello. Cazzo, è morta. Guarda la signorina. Doppietta. Un'altra doppietta. I don't have enough space for this. Mazza da baseball. Vabbè. E poi qua ci torniamo, perché da quello che ho visto qua non ci sono i superstiti. Dove cazzo sono sti superstiti? Mannaggia la puttanaccia. Time to move on. Proseguiamo, avanti. No, non butto giù, va. Quindi, quante case sono rimaste da perlustrare? Beh, adesso le giriamo velocemente, ragazzi. Allora. Questa? Possibile? Era chiusa, probabilmente erano qua. No. Hello. C'è nessuno? Niente. Niente. Time to move on. Niente. E ovviamente erano nell'ultima, giusto? Ma vuoi vedere che sono nella rimessa? Nella specie di garage. No, veramente. Siete nel garage, però. Dai, tirala giù. Sono qua solo. Hello? I got these assholes. Ah, che stronzi. No, non voglio cercare, non posso parlare con tipo. Rendi sicura l'area. What you want? Why don't you come with me? We've got room. Momento. Allora, stavo dicendo prima di essere interrotto che dovevamo rendere sicura l'area. È sicura l'area. Dove cavolo è? Vabbè, ma non c'è nulla! Ah, porta a casa i superstiti, scusate, l'ho letto ora. Vabbè, portiamo a casa i superstiti. Noi siamo morti, comunque, vabbè. Adesso il problema è ritrovare l'auto che avevamo. Che non è qui. No, è quella là, ok. Pure lo strillone, cioè. Zombies up ahead. Go through or go around?
Vabbè, tanto strillava. Che ve frega. Vabbè, torno indietro poi. Non è che magari mi segue a piedi questo qua? Sì, va bene, allora tu vieni a piedi. Non è che ci abbia 30 posti in macchina, eh. What did those soldiers want anyways? Andiamo. 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 That's it, right up there. Make yourself at home. Hold on. Allora, dove sei, stronzo? Dove sei, stronzo? Vieni qua. Vieni qua. Dove sei? Sono sicuro che sei qua. Dove cazzo sei andato a finire? Nessuno che spara. Cioè, l'ho visto che c'era il tipo col fucile, eh. Appena ti trovo. Vabbè. Allora, diciamo che noi possiamo anche abbandonare... il fucilato, la doppietta, va bene, questo, tubo ruginito, ok, la codeina, va bene, la padella non mi serve, questa qua va bene, non mi serve. Abbiamo fatto la missione di andare a prendere i superstiti. Li posso usare adesso i due superstiti? Credo, sì. Qualcuno vuole per favore venire di guardia? No, nessuno viene di guardia, vabbè. Allora, possibile che nessuno venga qua a darmi una mano? Oh! Prete! Ma che cazzo, non c'è nessuno che spari qua! Vai, Madonna, siamo morti in casa, ragazzi, non ci credo. Mannaggia la puttana. Ah, grazie, adesso uscite. Vaffanculo, va. Mannaggia la troia. Oh,
culo, va. Guarda quanti cazzo ce ne sono. E spalanca sto cazzo di cancello. Ma non così. Grazie, ma che cacchio devo fare per farmi la panico in casa, non ci credo, panico in casa. Possiamo stare tranquilli 2 secondi? Grazie. Mi fate prendere la roba che è rimasta dall'auto, vi prego. Thank you. Guarda qua. Guarda qua. Ah, Dio. Morti in casa, non ci credo. Il gioco prevede che voi moriate in casa. Molto bene. Quindi ragazzi, adesso che la situazione si è, diciamo... Ah, diciamo che è un po' migliorata e diciamo... Non poco, comunque ci attaccheranno ancora vari zombie, mille zombie, perché ci devono attaccare per forza. Io direi che nell'armadietto di provvista metto giù la pistola che ho trovato, perché gli serve al tipo, ma noi cambiamo immediatamente personaggio, perché questa qua la devo assolutamente buttare giù. Prendo il nero. Passiamo a lui. Che lui tra l'altro è in formissima. E niente, noi ci vediamo al prossimo episodio di State of Decay e andremo a fare... Sul serio, ma nessuno fa la guardia a sto cazzo di posto di merda. No, nessuno fa la guardia a sto cazzo di posto di merda. Era ora, eh. Allora, ragazzi, visto che nessuno poi fa la guardia a sto posto del cavolo, che ci devo dire io? Che vi devo dire? Niente, non riusciamo più a finire l'episodio. Molto bene. Qui c'è uno che è entrato in casa. Uno strillone è entrato in casa. Abbiamo reso sicura la zona? Ok. Ora cosa abbiamo con lui? Abbiamo un po' di cose a posto. Diciamo di prenderci su una pistoletta. No, vabbè, basta. 78. Vabbè, prendiamola su perché... Che munizioni porta? Porta le munizioni 9 mm, quindi ci prendiamo le 9 mm. 30 sono sufficienti. E noi, ragazzi, ci diamo appuntamento alla prossima volta con il nostro nero. Andremo al... alla richiesta di sopralluogo. Sali per avvistare eventuali pericoli. No, veramente dovremmo andare anche qua. Informati sugli assaliti. Ah no, sugli assalti. Scusate, non vedo un tubo. E poi anche qua, la legge. Guarda qua. Incontra il giudice. Aiuta a trovare il sopravvissuto scomparso. Insomma, ne avremo un bel po' di cose da fare. Noi ci vediamo il prossimo episodio, sempre con State of Decay. Ragazzi, fatemi sapere un commento, fatemi sapere cosa pensate. Iscrivetevi al canale e condividete il video sui vostri social network per supportare il canale, per farlo crescere. Vi do appuntamento al prossimo video di State of Decay o di qualsiasi altro gameplay. E vi saluto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.